Io adoro Natale. Ah, io di più. Io adoro Natale. Io adoro Natale. Cazzata. Beh, adesso ho fatto cazzata, no, nel senso che a me piace il Natale. Mi piace il panettone, il pandoro, lo stare insieme con la famiglia, i regali, mi piacciono un sacco i regali, mi piacciono un sacco ricevere i regali, perché poi a chi è che non piace. Vabbè, comunque, per regali a parte, Natale uguale vacanze di Natale. E le vacanze di Natale inevitabilmente è uguale a tanto stress. Perché vacanze di Natale uguale a compiti di Natale. E se nessuno ha dei compiti di Natale, magari devi preparare un esame per dopo Natale. E se non devi preparare un esame per dopo Natale, comunque dopo Natale devi lavorare. Resta di fatto che durante queste micro vacanze devi fare un sacco di cose, come comprare regali, come organizzare le vacanze di Natale, quindi chiamare, prenotare, e se lo fai all'ultimo non c'è posto, quindi richiamare. Poi la neve è una figata, ma di solito nevica quando tu devi andare a fare i regali, quindi ci metti più tempo ad arrivare nel negozio, devi mettere le gomme da neve, e quindi è sempre un po' un casino il Natale. Perché per quanto mi riguarda il Natale lo vorrei passare a letto. A dormire. In realtà non solo il Natale, proprio tutto l'inverno, come se fossi letargo, con le lucine di Natale accese avvoltano il piumone più caldo del mondo, con la pancia piena di cioccolata calda che mentre dormi magari ti fa dimagrire. E se proprio mi devo svegliare, mi piacerebbe che le cose che voglio mi si materializzassero nel letto. Hai voglia di un tè caldo? Così per una cazzo di tazza di tè caldo non avrei dovuto alzarmi dal letto, andare in cucina, accendere il fornello, senza poi contare che probabilmente mi sarei bruciato col tegamino che era sul fuoco, due volte. Poi dopo mi sarei dovuto raffreddare le mani e avrei potuto finalmente versarmi il tè nella tazza, forse bruciandomi di nuovo. Poi avrei zuccherato il tè e sarei tornato in camera per berlo. Insomma, tutte sfide che la mia pigrizia invernale non affronterebbe mai per una tazza di tè. In fondo l'ipotesi della materializzazione nel letto di ogni cosa che vorrei, avrei voglia di leggere un libro, è decisamente più comoda. Ho detto uno comunque. Soprattutto se si considera che d'inverno ogni giorno dobbiamo già affrontare il dover alzarci la mattina col buio fuori dalla finestra e le tavolette del water che sono costantemente congelate. Alla fine le uniche cose da fare per cui sarei disposto ad alzarmi dal letto d'inverno, sempre ammesso che i vestiti mi si infilassero da soli, sarebbero prendere la macchina e andare in centro a passeggiare per vedere le lucine e gli addobbi di Natale nei negozi, anche se poi non è mai bello e rilassante come ti eri immaginato, perché quando te lo immagini non c'è tutta la gente che corre a fare i regali all'ultimo. È più che rilassante, quindi diventa stressante. Un'altra cosa per cui sarei disposto ad alzarmi dal letto d'inverno, sempre ammesso che i vestiti mi si infilino da soli, è fare shopping. Quindi entrare in un negozio, vedersi catapultare addosso un commesso che ti chiede: ciao, ti posso aiutare? Spiegargli che eri entrato con l'intenzione di prendere un pensierino per un'amica. Cercavo un pensierino. Bene, vieni con me, ti faccio vedere qualcosa. E ritrovarsi ad uscire col portafoglio vuoto e una dozzina di pacchi regalo tra le mani. Grazie. Anche se in realtà dall'entrata mani vuote all'uscita col portafoglio vuoto, sotto Natale passano in genere tranquillamente delle mezz'ore. Perché i commessi sono tutti incasinati e non ti cagano per un cazzo. E alla fine, tra lucine di Natale e tazze del water che ci congelano il sedere, il Natale si riassume poi in tre cose: cioccolata calda, foto di alberi di Natale su Instagram e regali. Vabbè, ovviamente anche la neve. E Christmas party in discoteca in cui rimarrò in fila al freddo sperando che qualche PR mi faccia saltare la fila. Oh vecchio, sto morendo, c'è troppo freddo. Anch'io, però i Christmas party sono così, eh. Cioè, vieni qui davanti, fai la fila e prendi freddo. A meno che non sei Babbo Natale. Natale col cazzo che fa la fila. Mi aspetto un altro dicembre passato come sempre a prendere freddo fuori dalle discoteche, perdendo tempo nei negozi affollati, studiando poco e mangiando troppo. Tra tagli in foto di babbi Natale muscolosi o mammine Natale in perizoma su Facebook. E cenoni di Natale coi parenti che mi regalano libri che non leggerò mai o maglioni che perderò prima di trovare una scusa per non metterli. Cercando come ogni anno di trovare un po' di tempo per fare due passi e guardare il tramonto nella collinetta dietro casa mia. Perché in fondo il regalo più grande che possiamo ricevere per Natale è trovare del tempo da dedicare a noi stessi. Vabbè, il Natale è comunque molto bello, anche se ogni volta che nevica su Facebook metà della gente scrive nevica e l'altra metà scrive guarda un fiume a finestra, e poi litigano tutti tra di loro. E non dobbiamo litigare, è Natale. L'unica cosa è che personalmente secondo me sarebbe più utile perdere più tempo a dare i regali che perderne nel trovarli. Che poi diciamocelo, a Natale vorremmo tutti una persona e non un oggetto. Io adesso vado a cercare i regali all'ultimo. Se avete qualche idea di un regalo figo, magari che si ordina su internet, oppure qualche esperienza di regalo che avete fatto che ha funzionato, magari scrivetemelo qui sotto, così all'ultimo troverò qualcosa, spero. Devo fare ancora un sacco di regali. Vabbè. Finisco facendo dicendo la cosa per cui in realtà ho fatto questo video.
che era, vabbè, un piccolo regalo per tutti voi che mi seguite sempre, e quindi grazie, e volevo farvi gli auguri di Buon Natale, quindi Buon Natale. Ah, e buon anno nuovo. I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know.